Buongiorno ragazzi seduti, non voglio vedervi alzati. Buongiorno. Che cos'è? Non ci si alza più? Dov'è il rispetto, eh? Non è entrato nessuno in classe? Che puzza, avete fatto educazione fisica per caso l'ora prima? Spalancate le finestre, qui dentro morire. Vi ho detto mille volte che quando sapete che c'è la verifica dovete dividere i banchi, dividete subito i banchi. Ma guardate che schifo, nei 10 minuti di ricreazione fate un porcive qui dentro. Ma anche a casa vostra fate questo, eh? Siete dei vandali. Good morning. Buongiorno. No, you must answer me in English. E se non vi vedo tutti in silenzio e seduti non entro. Buongiorno. Caspita, 15 persone? Dove è finito il resto della classe? Tutti a casa col Covid? Buongiorno, sui banchi voglio vedere soltanto foglio e penna. Dai, facciamo la verifica. Buongiorno. Prof. Mi fate un attimo entrare? Prof, almeno oggi le ha portate le verifiche? No, non le ho portate. Se proprio lo vuoi sapere, non le ho nemmeno corrette. Mi serve un mutuo ogni volta che fate una verifica per comprare le penne rosse perché mi si consuma sempre l'inchiostro a correggere i vostri compiti di merda, capito? Luisa, potresti un attimo darmi un'occhiata alla classe? Devo andare in direzione. Un attimo, 2 minuti. Buongiorno, dove sono i flauti? Prendete subito il flauto, su. Ma insomma, vi sentite dalla quinta C, l'ultima classe dell'istituto? Ma è possibile che siete così maleducati e indisciplinati? Io mi vergogno di dire che faccio lezione in questa classe di merda.